Allora, di cosa parliamo stasera? Parliamo di lui, di Dino Campana. Ha scritto solo questo libro, I Canti Orfici. È una raccolta di poesie, naturalmente, perché era un poeta, e non ha scritto nient'altro. D'altronde ci sono molti grandi che non hanno scritto niente. Socrate, no? Vi ho già detto, era come diceva Derrida, le philosophe qui n'a pas écrit, il filosofo che non ha mai scritto. Ecco, Dino Campana ha scritto solo questo, in tutta la sua vita. Però è rimasto a caratteri cubitali nelle lettere italiane e soprattutto nella storia della poesia. Forse è il poeta più importante del Novecento italiano. E il Novecento italiano ha avuto molti poeti importanti. Pensate solo che Eugenio Montale è stato uno di coloro che lo ha un po' scoperto, che lo ha un po' osannato, che lo ha messo su quell'altare nel quale meritava di essere. Dino Campana è stato un uomo. È nato nel 1885 ed è morto nel 1932, quindi ha vissuto l'inizio del secolo, del cosiddetto secolo breve del Novecento, in un paesino davvero di periferia. Cioè, è un paesino che si chiama Marradi ed è un paesino sul confine tosco-emiliano, è ancora in provincia di Firenze, ma è un paesino minuscolo in montagna. E ha avuto un'infanzia abbastanza normale. Un'infanzia come tanti, aveva un fratello, aveva un padre e una madre, poi si è iscritto a scuola, si è iscritto al liceo, ha fatto l'università a Bologna. Ha cominciato però all'età di 15 anni, ossia nel 1900, ad avere un po' di disturbi psichiatrici. Era uno schizofrenico. Sapete che allora non c'era stato ancora Basaglia, quindi stiamo parlando che anche l'eccentricità a volte era relegata a pazzia. E quindi forse si è fatto decenni di manicomio, anche se non doveva farli. Oggi probabilmente non li farebbe, perché era una persona di estrema sensibilità ed era una persona di estrema intelligenza. E un poeta raffinatissimo, un poeta che poi è riuscito a stuganare la poesia sotto un profilo formale e sostanziale. Cosa significa? Significa che è stato capace di fare una poesia che non rispondesse a nessun canone. Ecco i grandi. Abbiamo parlato di Baltius una volta, no? Che mentre Picasso fa Picasso e tutti vogliono fare Picasso, Baltius non vuole fare Picasso e segue un percorso suo e fa dei ritratti, ritrae delle ragazzine. Ecco, Dino Campana ha fatto lo stesso percorso. Al di là delle avanguardie, al di là delle retroguardie, al di là del canone poetico del momento, lui è andato libero, tant'è che la sua poesia è stata equiparata a una musica più che a una poesia. In realtà la poesia è musica, perché la poesia, come sapete, non nasce scritta, nasce orale. E l'oralità ha dato forza alla sua poesia, poi ne leggeremo alcune, e la forza è stata che sentite nelle parole che lui mette in fila l'un con l'altra, sentite la forza di un grande uomo, di un uomo che aveva qualcosa da dire, di un uomo che era capace dell'arte. E che cosa significa essere capace dell'arte? Che cosa vuol dire? Qual è il grande artista? Qual è il grande scrittore? È colui che ti svela cose che tu non conosci. Non colui che ti riporta sul divano di casa, l'abbiamo detto più volte, che pure è letteratura anche quella, eh? È narrativa anche quella. Però che ti porta sul divano di casa, che ti porta le cose che tu conosci, non ti aiuta a superare i tuoi limiti, non ti aiuta ad andare oltre quel limite che neanche tu conosci. Bene, Dino Campana sì. Dino Campana ha avuto una forza dirompente, la sua poesia è stata fortissima. Qual è stata però la sua vicenda umana? Abbiamo detto che è stata una vita contraddistinta da molti ricoveri in manicomio e quindi molto vicino alla follia. Ha abitato a Marradi, ha peregrinato in giro un po' per l'Europa, qualcuno dice che sia stato in Argentina, qualcuno dice che non è vero. E la sua biografia è molto avara di cose, per un semplice motivo, che stava in periferia, stava in campagna, stava in montagna. E il circolo letterario fiorentino, il famoso circolo delle giubbe rosse, lo ignorava completamente e gli ha fatto un danno molto grave. Qual è stato questo danno? È stato questo. Lui scrive I Canti Orfici, che avevano un altro nome, se non ricordo male si chiamava Il giorno più lungo, scrive questo manoscritto di sue poesie e lo porta a Firenze. Lo porta ad Ardengo Soffici e a Giovanni Papini, che erano due autorità delle lettere italiane in quegli anni. E cosa accade? Dopo 3 settimane non riceve risposta e comincia a mandare telegrammi, comincia a interpellarli, scende a Firenze, li incontra, il manoscritto andò perso.
Ardengo Soffici poi si è scoperto 60 anni dopo, perché 60 anni dopo è stato trovato, dopo la morte di Ardengo Soffici addirittura, è stato trovato il manoscritto originale dei Canti Orfici. È andato perduto. E cosa ha fatto Dino Campana? Si è speso per un anno, senza dormire, nel tentativo di riscrivere tutto il manoscritto che era andato perduto. E lì, già messo in condizioni non buone dal suo equilibrio psichico, peggiora ancora. Perché voi immaginatevi, aveva scritto un romanzo, nel suo caso non è un romanzo, è una raccolta di poesie, tentare di riscriverle tutte. Chissà se le ha riscritte davvero. Quando è stato confrontato il manoscritto ritrovato nel cassetto di Ardengo Soffici con i Canti Orfici che erano usciti pubblicati, poi ci furono molte differenze, perché naturalmente lui non riuscì a ricostruire esattamente tutto come era. Quindi noi oggi abbiamo l'edizione uscita e non abbiamo l'edizione originaria. E quindi lui lì peggiorò tantissimo e alla fine cosa accadde? Accadde che morì di setticemia in un manicomio nel 1932. Setticemia perché pare che stesse scavalcando in una delle tante fughe dal manicomio, stesse scavalcando un cancello, si ferì e poi morì di setticemia. Ecco la sua vita. La vita di un poeta errabondo, ma soprattutto periferico, che nessuno considerava. E l'unico libro che scrive viene perso. E lui lo deve riscrivere. Poi è riuscito a farlo pubblicare ed è riuscito ad ottenere comunque dei successi in vita. Però è un poeta sui generis per diversi motivi. Il primo è quello che vi ho detto, che si era svincolato totalmente dalla costruzione formale della poesia in voga al momento. E già questo è un azzardo. Non aveva niente a che vedere con le avanguardie, ma aveva la forza semplice delle sue parole. Primo. Il secondo è che, a differenza di tantissimi poeti, non aveva il modello ispiratore. E cosa intendo per modello ispiratore? Allora, cos'è stata Beatrice per Dante? Cos'è stata Laura per Petrarca? Sono state delle donne che poi hanno espresso la loro verità post morte. Dante scrive di Beatrice nella Vita Nova, sì, ma ne scrive nella Divina Commedia quando lei è già morta. E lo stesso Petrarca, due donne diversissime, Beatrice e Laura, però anche Petrarca, hanno come una sorta di idealizzazione, ossia c'è un paradigma consuetudinario nella poesia, nella letteratura, nei romanzi, ma anche nell'arte, ossia che l'io scrivente, l'io dipingente, è un io che non è un io, cioè è modello del mio io. Anche i romanzi autobiografici non raccontano tutta la verità del soggetto che scrive, perché non si può scrivere tutta la verità, altrimenti non si potrebbe più scrivere. Bisognerebbe sempre raccontare ogni istante della verità. È un punto di vista di una verità, sia sull'io, sia sul tu. E il tu è un modello. Il pittore ha una modella, il poeta ha una modella. Dante aveva Beatrice, Petrarca aveva Laura. Dino Campana non aveva nessuno. Dino Campana non aveva il modello, non aveva la donna di riferimento. Quindi tutto il pathos della sua poesia è ispirato semplicemente non da cose empiriche, da cose contingenti, da un amore, da una delusione, no, era tutto ispirato semplicemente dal suo sentire. Ed è un uomo del Novecento, è nato nel 1885, ma è un uomo del Novecento. Ed è un uomo del Novecento perché il Novecento è fatto di alcune cose, no? Le cose fondamentali del Novecento sono, lo abbiamo detto più volte, Sigmund Freud, la psicanalisi, l'inconscio, il sogno. Cioè ad un tratto arriva un uomo che mette per iscritto questa dimensione umana. Poi i poeti hanno detto, sì, ma noi lo avevamo già detto, sì, ma l'avevano detto sotto una forma diversa, non avevano messo nero su bianco determinate cose. Freud, il Novecento. Secondo punto del Novecento, il cinematografo, il cinema. Il cinema significa immagine in movimento. Immagine in movimento rispetto all'immagine fissa della fotografia è un mondo che cambia completamente. Guardate che l'arrivo della televisione non è stato così scioccante come l'arrivo del cinema. Improvvisamente, 1895, se non ricordo male, i fratelli Lumière ti danno l'immagine in movimento e il mondo cambia completamente. Freud, inconscio sogni, cinematografo e la rivoluzione. Il Novecento è anch'esso, come il Settecento, secolo della rivoluzione. La rivoluzione d'ottobre è una rivoluzione di una classe sociale che decide di prendere il potere. E si instaura nel Novecento un braccio di ferro tra
due categorie umane, il proletariato e la borghesia. Il proletariato che punta al realismo, al socialismo reale, che è stato quello della rivoluzione d'ottobre, che poi è finito idealmente nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, e la borghesia col capitalismo, tant'è che qualcuno dice che il Novecento in realtà non è ancora finito, perché il Novecento è stato un braccio di ferro tra queste due forze, tra il proletariato e la borghesia, tra il socialismo reale e il capitalismo. Si potrà dire finito il Novecento solo quando finirà anche il capitalismo. Questa è un po', cioè, un'idea di alcuni teorici. Quindi c'è stato questo, ma c'è stata un'altra grande cosa. C'è stato il femminismo. Il femminismo, ne parlavo con amici che sono qui, sapete, stasera è una diretta dove per la prima volta c'è una platea dietro questo cellulare. Cioè, una platea ridotta e pregiata, però ci sono persone qui. Ne parlavamo prima. Il femminismo, allora, Marx, siamo a metà dell'Ottocento, cosa teorizza? Che la società giusta, la comunità giusta, è quella che trova il giusto rapporto tra maschio e femmina. L'ha teorizzato a metà dell'Ottocento, ma ha preso piede all'inizio del Novecento. È il Novecento il secolo del femminismo, il secolo in cui c'è la rivendicazione da parte della donna dei diritti della donna. E perché vi dico questo? Perché lui ha avuto solo una donna nella sua vita, una donna importante, che è stata Sibilla Leramo. Sibilla Leramo è una scrittrice molto importante, è una scrittrice che ha avuto una vita molto particolare e ha scritto il primo romanzo femminista della storia italiana, e forse non solo italiana. È uscito nei primi anni del Novecento, si chiama Una donna. È una vicenda molto particolare, di una famiglia che si sposta per lavoro, una donna con marito, ma è il primo romanzo femminista ed è stata la sua compagna. Però attenzione, quando vi dicevo che non ha avuto né Laura né Beatrice, è vero, perché Sibilla Leramo l'ha conosciuta dopo che aveva scritto I Canti Orfici. E quindi incontra questa donna, si amano solo per 3 anni e poi lei lo lascia. Sibilla Leramo era una donna moderna, nel senso che era una donna libera, era una donna che si era svincolata da un matrimonio opprimente, aveva scritto questo romanzo apposta per la rivendicazione della libertà d'arbitrio e di azione della donna, ma al contempo era una donna che aveva un calore umano molto forte, era una donna che amava molto. E ha amato perdutamente Dino Campana, ma l'ha amato solo per 3 anni, poi l'ha lasciato. E Dino Campana ha sofferto tantissimo per questa cosa e lo vedremo. Perché? Lo vedremo, perché oltre a leggervi qualche passaggio, qualche poesia dei Canti Orfici, vi leggerò anche qualcos'altro, che è l'unica testimonianza del Dino Campana, uomo innamorato. Un viaggio chiamato amore. Il carteggio tra Sibilla Leramo e Dino Campana. E guardate che leggere i carteggi è sempre una cosa molto bella, ma leggerli di un poeta e di una scrittrice, telegrammi, cartoline illustrate, lettere, non sono lettere, non sono cartoline, non sono telegrammi, sono poesia allo stato puro. Ne leggeremo alcuni. Allora, intanto cominciamo a ricaricare la nostra sigaretta, a bere un goccino di Malvasia e poi, quanti siete sabato sera? Siete pazzi, pazzi. Allora, io vi leggerò, in modo indegno naturalmente, qualche poesia di Dino Campana. Abbiate venia per il mio tipo di lettura, ma cercate di andare un po' oltre la comprensione del testo. Quello lo farete poi quando prenderete in mano I Canti Orfici. Sentite la musicalità della poesia di Dino Campana, ed è che è stata la sua forza, la sua musicalità, l'oralità, la forza dell'oralità della poesia di Dino Campana è quello che lo ha fatto diventare il gigante che oggi è. Questo ve l'ho letto nell'annuncio del ritorno delle dirette. La petite promenade du poète. Sentite questa poesia, sentite la musica, sentite il battere. Me ne vado per le strade strette, oscure e misteriose. Vedo dietro le vetrate affacciarsi gemme e rose. Dalle scale misteriose c'è chi scende brancolando. Dietro i vetri rilucenti stan le ciane commentando. La stradina è solitaria, non c'è un cane, qualche stella. Nella notte sopra i tetti e la notte mi pare bella. E cammino, poveretto, nella notte fantasiosa, pur mi sento nella bocca la saliva disgustosa. Via dal tanfo e per le strade, e cammina, via, cammina. Già le case son più rade. Trovo l'erba, mi ci stendo, acconciarmi come un cane. Da lontano, un ubriaco,
canta amore alle persiane. Lasciamo stare, il senso lo troveremo. Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane, ci fa vedere una fotografia. Oppure quando alza la testa in questo passaggio, la stradina è solitaria, non c'è un cane, qualche stella. Pensate allo sguardo. La stradina è solitaria, non c'è un cane, qualche stella. Che poi la forza della poesia è mettere le parole giuste nel momento giusto, in fila, nel modo giusto. Questo è Dino Campana. Me ne leggo qualche altra, perché poi su di lui, sul suo apporto alle lettere italiane, è stato scritto di tutto, cose più o meno intelligenti, però essendo stato un irregolare totale, come dire, è scappato come una saponetta bagnata dalle mani da ogni definizione. E quanto piacciono a noi quelli che scappano dalle definizioni, quelli che non sono geometra, idraulico, scrittore, giornalista, a volte si vede in televisione, giornalista e scrittore. Sentite questa cosa qua, batte botte, titolo, batte botte, c'è già un tamburo che si sente in lontananza. Nella nave che si scuote, con le navi che percuote, di un'aurora sulla prora splende un occhio incandescente. Nella luce uniforme, dalle navi alla città, solo il passo che alla notte solitario si percuote per la notte. Dalle navi solitario ripercuote, così vasta, così ambigua, per la notte così pura. L'acqua, il mare che ne esala, alle rotte nella notte batte cieco, per le rotte dentro l'occhio disumano della notte di un destino, della notte più lontano, per le rotte della notte il mio passo batte botte. Queste sono botte, questi sono pugni in faccia, capito? Della notte di un destino, nella notte più lontano, per le rotte della notte, il mio passo batte botte. Cosa c'è da spiegare? Che cosa c'è da spiegare di questa poesia? Niente, c'è solo da ascoltarla. È un invito all'ascolto. Oggi che viviamo una stagione dove tutti parlano, tutti dicono, ascoltiamo Dino Campana, ascoltiamo soprattutto la musica. Un femme qui passe. Andava, la vita s'apriva, agli occhi profondi e sereni. Andava lasciando un mistero di sogni avverati, che folle sognare per noi. Solenne ed assorto il ritmo del passo, scendeva il suo sogno, solenne, ritmico, assorto, passò. Di tra il chiasso di carri balzanti e tonanti, serena e sparita, il cuore or la segue per una via infinita. Per dove da canto l'amore fiorisce l'idea, ma pallido cerchia la vita un lontano orizzonte. Ogni commento è superfluo. Lontano passano le navi. Lui ha molto, ha scritto anche delle poesie su Genova, perché lui è stato un periodo a Genova. E si vede che è rimasto rapito da Marradi, da questo paesino della collina tosco-emiliana, tosco-romagnola, arriva a Genova, alla tentacolare Genova, alla città del nuovo mondo. Lontane passano le navi, nere, perfide, silenziose, ma la tua bocca è insaziabile, la chiama in ruggito violento, cannone, furia, appiattata, fumi da roggia che abbaglia, cannone, potenza in agguato, sul mare che ride e abbaglia, furore della terra, che chiami sui mari infiniti le antiche potenze raccolta, lampo, fumido come un sogno, vivo, e terribile sulla rovina, voce inconscia di libertà, amore titanico, eroico, amore titanico, eroico, amore titanico, eroico. Senti la musica. O voce rombo del cuore del mondo, come il mar ti sorride, ringiovanito come la terra, e fresca, aspra, e acerba, e balza, ed anela tra il fumo che rode e scioglie la sua giovinezza, acre, aspera, urgente, insaziata. Acre, aspera, urgente. Insaziato. Questi elenchi meravigliosi. Adesso ve ne leggo una, perché siete pronti a svenire? Siete pronti a svenire? Cioè questa ve la leggo, questa è proprio andate KO. Poi vi farò sentire alcune poesie lette non da me, degno, ma da Carmelo Bene. Perché Carmelo Bene ha letto i Canti Orfici come nessuno. Li ha Carmelo benizzati come ogni cosa che faceva, però io lo sentii a 20 anni al Teatro Regio di Parma.
arrivò sul palcoscenico, salutò prima il loggione tra gli applausi, poi salutò il resto della platea e poi cominciò a leggere i canti orfici da solo con un microfono, un leggio. E fu una magia assoluta. Sentite questa poesia e poi ci saluti, no, non vi salutiamo, però se non svenite. Si chiama In un momento. Ah, tra l'altro, vi racconto una cosa. Oggi ho sentito Morgan per altre cose, dovevamo parlarci, e ad un tratto dico, stasera faccio la diretta su Dino Campana. E lui dice, oddio, voglio partecipare. Dico, bene, entra in diretta, che faremo qualcosa. A che ora? Alle 22.30. Dice, alle 22.30 ho un concerto a Cinecittà. Pare che stasera abbia un concerto a Cinecittà. Però ci siamo confrontati su questa poesia in un momento. Abbiamo parlato entrambi di questa poesia, di quanto sia deflagrante come poesia. Comunque, Morgan sarà presente a una delle prossime dirette. Ci sarà, quindi divideremo il video in due. Probabilmente lo inviterò quando faremo una diretta su Rimbaud, su Baudelaire, perché cerchiamo di stare in tema. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose, erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose, che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole, tra i rovi, le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose, post scriptum, e così dimenticammo le rose. Siete crollati? Meraviglioso. Meravigliosa. Meraviglioso. Ci fermiamo con la lettura di Dino Campana, però adesso vi faccio sentire Carmelo Bene in due poesie, una breve e una lunga. Nella prima vi faccio, come dire, confronto all'americana. Ve la leggo io e poi ve la sentite letta da lui. Io la so a memoria, quindi ve la declamo a memoria. Io, povero troviero di Parigi, solo t'offro un bouquet di strofe tenui. Sì, mi benigno e ai vivi labbri ingenui che io sottremulo, scendi, bacio e ridi. Questa è la mia versione. Ora sentite quella di Carmelo Bene. Scusate, mi allontano perché c'è il computer qui. Sentite? Eccolo. Io, povero troviero di Parigi, solo t'offro un bouquet di strofe tenui. Sì, mi benigno e ai vivi labbri ingenui io so tremulo, scendi, bacio e ridi. Ciao. Aspetta, adesso un'altra. Fermi. Ha una troia dagli occhi ferrigni. Dino Campana era un montanaro, era un uomo avulso dalla vita, andava a puttane, come in quegli anni, inizio Novecento, tutti andavano a puttane. E ha scritto questa poesia a questa troia dagli occhi ferrigni. Sentite che roba. Intanto accendo una sigaretta. Coi tuoi piccoli occhi bestiali mi guardi e taci e aspetti e poi ti stringi e mi riguardi e taci la tua carne goffa e pesante dorme, intorpidita nei sogni primordiali. Rostituta. Rostituta. Chi ti chiamò alla vita? Donde vieni? Dagli acri porti tirreni, dalle fiere cantanti di Toscana, o nelle sabbie ardenti voltolata, fu la tua madre sotto gli scirocchi, l'immensità ti impresse lo stupore, nella faccia ferina di spinge, l'adito brulicante della vita, tragicamente come all'ionessa, ti disquassa la tua criniera nera. E tu guardi il sacrilego angelo biondo che non t'ama e non ami e che soffre di te e che stanco ti bacia. Ah, vabbè. Va bene.
Sentite un po' il carteggio, bellissimo. Michele Placido, leggendo questo libro, decide di fare il film e ha fatto il film con Dino Campana, interpretato da Stefano Accorsi, e Sibilla Leramo, interpretata da Laura Morante. C'è, è anche un buon film, che racconta abbastanza fedelmente la storia. Prima lettera, iniziano dandosi del lei, iniziano facendosi dei complimenti reciproci, e poi nasce l'amore. Adesso sorvoliamo su tantissime lettere. Sentite questa di Sibilla Leramo, Dino Campana. Chiudo il tuo libro, I Canti Orfici. Era già uscito. Chiudo il tuo libro, snodo le mie trecce, o cuor selvaggio, musico cuore. Con la tua vita intera sei nei tuoi canti, come un addio a me. Smarrivamo gli occhi negli stessi cieli, meravigliati e violenti, con lo stesso ritmo andavamo. Liberi, singhiozzando, senza mai vederci, né mai saperci, con notturni occhi. Or nei tuoi canti la tua vita intera è come un addio a me. Cuor selvaggio, musico cuore, chiudo il tuo libro, le mie trecce snodo. Bah, è una lettera, eh? Vi leggo qualcos'altro. Vediamo, vediamo. Sempre lei a lui. Perché lui li scriveva un po' in francese, un po' in italiano, ma lui era molto parco, cioè scriveva pochissimo. Dino, provo qualcosa di tanto forte che non so come reggerò. Sei tu che mi squassi così. Che cosa mi hai messo nelle vene? Che cosa mi hai messo nelle vene? Una lettera. E sempre agli occhi, ho negli occhi quella strada col sole, il primo mattino, le fonti dove mi hai fatto bere, la terra che si mescolava ai nostri baci, quell'abbraccio profondo della luce. Dove sei che mi sento così strappata a me stessa? Mi chiami o m'hai dimenticata? Ti voglio, oh quanto ti voglio. Non ti lascerò ad altri. Non sarò da altri. Per la mia vita ti voglio e per la mia morte. Dino, dopo questo non si può essere più nulla. Oh, sapere che anche tu lo senti. E rantoli, anche tu così. Quale piacere. Ah, una donna scrive una lettera del genere. Sentite Dino Campana cosa risponde. Tutto va per il meglio, nel migliore dei mondi possibili. Come amo la povertà delle cose quassù che meglio ci farà sentire la nostra ricchezza. Cartolina illustrata. Fine. Lei a lui, cartolina illustrata. Tienimi con te, tua Rina. Perché in realtà si chiamava Rina Faccio. Sibilla Leramo era il nome d'arte. Sentite qua, che forza. Dino, Dino, Dino. Come fare senza dirti che t'adoro e mandarti qualche piccola parola che brilli e t'accarezzi più delle stelle? L'esterno intorno alla casetta, il sole della Bastia che m'ha fatto brume le mani. Dino, Dino, ricordati quando chiederai a tua madre quel tuo ritratto che mi piacerà, di dirle che è per una donna felice. Felice di amarlo. Meraviglioso. Leggiamone qualche nome. Campana a lei. Urgente tua presenza, vieni Campana. Cioè proprio ci spendeva tanto nella poesia, meno nelle lettere. Urge tua presenza, vieni Campana. Telegramma. Altro telegramma di lui a lei. Coraggio, sempre tu Campana. Fine, punto. Sintetico, ma. E poi man mano il carteggio va avanti e ad un tratto diventa altalenante. Dopo un paio di anni il loro amore volge al termine e lui le scrive questi ultimi due telegrammi, dove si comincia a capire un po' il dramma. In realtà ne scrive altri, dove fa capire quanto lei manchi a lui. Però qua le dice: tutto cancellato, non so riferito a cosa. Domando rivederti, Campana. Ultimo, cara, se credi che abbia sofferto abbastanza, sono pronto a darti quello che mi resta della mia vita. Vieni a vedermi, ti prego, tuo Dino. Vabbè, ragazzi. Cioè. Allora, Canti Orfici, la musicalità di queste poesie e il carteggio tra Sibilla Leramo e Dino Campana. Poi ci sono tantissimi saggi
che raccontano un po' la poetica di Dino Campana per chi volesse approfondire. Però è da fare assolutamente.